Mi ricordo che quel record l'ho fatto con una lussazione al pollice della mano destra. Non ho detto niente a nessuno e c'avevo Duri che anche gli allenamenti me la metteva a posto e io mettevo i guanti e nessuno vedeva che io ero bloccato, capisci? Con la Juve finalmente mi sono guardato la mano in spogliatoio, che io giocavo senza guanti e tutte quelle partite le ho fatte con i guanti. E mi sono visto, allora mi sono visto anche la faccia un po' più distesa, neanche farlo apposta, guardare, è riuscito a segnare De Paoli. Le prime 8 partite, la prima era con l'Ecco, la seconda col Milan, terza col Bologna, poi Roma, Foggia, Fiorentina, Venezia e l'ottava con la Juve è finita. È un po' difficile anche abbatterli perché allora c'erano le squadre con la difesa molto più buona, col libero, marcature a uomo, capisci? Allora era più facile, ora è difficilissimo. Perché ora sembra di andare in autostrada, in linea e fuori giochi, questo e quello, il gol ne vedi molti. Lo so che è più spettacolo, però per un portiere è meglio non prenderne. Ho iniziato per caso, dunque io dove studiavo le tre medie, c'era un collegio, ma io non ero in collegio, ma andavo a studiare lì. E c'era insomma due colonnine con, come si chiama, con una terrazza, roba grande, e giocavamo lì, facciamo 2 contro 2, 3 contro 3, sempre attaccante a far gol, no? Poi a 15 anni, 16, mi sono messo un po', c'era una squadretta di un maestro che aveva messo una Piave Rapid, e si andava a giocare così le partite, non allievi o semi allievi, non lo so, ma non sono, perché io non mi sono mai allenato e andavo a giocare in porta perché ha visto che insomma mi andava un po' bene, e da lì poi ho dovuto smettere anche lì perché purtroppo io a 16 anni ho dovuto pure lasciare le superiori perché mio padre ha avuto un incidente nella fabbrica dove lavorava, la cartiera Burgo, dove era poi la squadra che io ho giocato dopo. E le è uscito dalla macchina un galletto e le è entrato nell'intestino. Lui per fortuna se l'è tenuto così, però tra una cosa e l'altra, i rene, poi l'ulcere, poi tutto, è stato 2 anni senza lavorare, capisci? Allora io ho dovuto lasciare gli studi e andare a lavorare. E prima ho fatto un po' il carrozzeria, poi a 18 anni mi hanno preso in fabbrica al posto di mio padre, capisci? E allora anch'io da lì in fabbrica, poi mi sono messo a giocare nella cartiera Burgo, che era seconda categoria, e che bello però, quelle sono le migliori, guarda, perché si discute. Allora, tu vedi, la domenica andavi in trasferta, andavi a 30-40 km, non so, a San Fioro, a Conegliano, non so dove. Allora vedevi il camioncino, sai quei camioncini? E mettevano le panche nel camioncino della chiesa, no? Le panche. E poi mettevano un tavolino e una damigiana. Una damigiana con la canuccia, no? E poi qui il rubinetto. E la mettevano lì. Allora partivi, no? E poi, perché assieme a noi venivano anche quelli, qualche sportivo, capisci? Perché c'era proprio le panche ce ne stava di almeno una trentina di persone. E loro, caro mio, che vincessi o che perdessi, loro si portavano i panini e li vedevi a bere e poi a cantare. E poi era tutta un'altra cosa, sai? Era tutta alla paesana, proprio. Ma bello, era un bel periodo tutti. Professionista, dunque, arriva stranamente perché il Treviso, ci sono infortunati 2 portieri e insomma mi hanno detto, guarda, visto che
quando giocavo alla cartiera blu, insomma, qualche parata si vede che facevo, qualche paratina così facevo. E mi fa, vieni, ci manca una... C'era Silvestri, quello che lo conosce. E mi fa, ci manca un portiere, e mi hanno fatto in 4-4-8 il, come si chiama, il tesserino e tutto. Ho fatto un amichevole con Marzotto e poi sono andato a fare una partita a Piacenza con Silvestri, che proprio in Serie C. E te li immagini, io venivo da lì, Serie C, vabbè, mi sono andato lì, so che ho perso anche 1-0, 0-0 la prima con Marzotto, e ho perso 1-0, gol di Cella, che poi ho trovato a Torino come libero, mi ha fatto il gol lì. Poi sono andato a Militare, sono tornato, e come sono tornato a Militare, allora c'era Soldan del Milan, e lì ho incominciato a giocare 20 partite su 30, 35, adesso non so, una ventina di partite il primo anno, e poi il secondo anno ho fatto il titolare. Fisso, Soldan era già, era Soldan del Milan, che era nel Milan, è venuto, ma era già al massimo, la sua pancetta, insomma, non era da poter, dai, insomma, mi ha lasciato il posto libero. E quell'anno a Treviso ho fatto un bel campionato, molto bello, mi ricordo di essere stato nelle classifiche della Gazzetta con Zoff, i primi due, che Zoff era l'Udinese, e poi lui è passato al Mantova e io sono andato al Torino e ho trovato Vieri, è andato nazionale, tanto per cambiare, io sono quello che trovo i nazionali. Poi a Cagliari sono arrivato, che mi ricordo sempre, insomma, c'era Matre Le Pianta e dicevo, ma cosa ci vado a fare io lì? Sono venuto a parlare per dire che non ci facevo nulla qua. Invece poi, discutendo un po' con il ragionier Pilludo, allora c'era, che era sempre in contatto con il presidente Rocca, e mi fa, e gli ho detto, ma cosa vengo a fare al terzo portiere? Ah, noi non sappiamo, noi abbiamo, Scopigno ha detto che voleva Reginato, va bene. E allora, anche trattando l'ingaggio, non eravamo d'accordo, insomma. Che l'ho detto, guardi, io sono partito a Torino con questo. Ho sempre chiesto a Vicenza 1 milione in più, e qui voglio 1 milione in più anche qui, ho detto, perché così ho la famiglia da mantenere, mi è nato appena un figlio, tante cose così. E lui fa, noi non possiamo dartelo. Allora io ho detto, facciamo così. Voi mi date, arrivavano a 6 e 5, no? Per dire, voi mi date 500 in più se alla fine dell'anno siete stati soddisfatti di me o se io ho fatto un bel campionato. E così ho fatto, mi ha messo giù. E effettivamente devo ammettere che Rocco è stato eccezionale, il presidente lì, perché a Natale me l'ha andati, non ha aspettato la fine dell'anno. Avevo fatto il record e tante altre cose e me li sono trovati a Natale, sono stato molto contento. Non ero molto contento per tante cose, anche perché avevo appena messo su famiglia, mi è nato un figlio, avevo preso dei mobili nuovi, me l'ho già sistemato a Vicenza e poi invece sono dovuto venire qui. Difatti il primo anno noi siamo andati in un appartamentino con due stanze e con mobili così, no? Perché tanto stiamo qui massimo un anno. E poi invece, purtroppo la vita è così, vedi, quello che pensi non viene mai. Cioè, addirittura poi, avuti i figli e cosa, non volevano andare via da qui. Difatti io ho il patentino di prima categoria, potevo allenare anche la Serie A, ma sono sempre stato al settore giovanile perché sapevo che se allenavi la Serie A, poi dovevi cambiare anche la città, perché sai, non è che stai 15 anni come se dovevano 20 nella stessa squadra, te la fanno cambiare, la prassi dell'allenatore di prima categoria non sta mai tanti anni in un posto. Quando sono arrivato io con Boninsegna e Tiberi, che poi Tiberi però ha fatto poche partite e difatti c'era anche il motivo, dai,
c'era i Greatti, erano dei ragionieri in campo. Rizzo era meno ragioniere, ma è abbastanza tecnico. Claudio Nenè sulla fascia destra, lì cosa volevi, dove si inseriva? Si è inserito qualche volta perché insomma avevano speso qualcosa, allora Scopigno l'ha messo, ma non era il centrocampo era troppo buono. Mi sono trovato con un centrocampo e una difesa buonissima. Poi neanche fare la posta mi sono trovato un super Riva che faceva i gol e lì a metà il girone d'andata avevamo fatto, mi ricordo, eravamo nei primi posti. Anche se mi sono fratturato io, avevo perso 4 partite, 5, ti ricordi che ha giocato Matre, e Matre purtroppo ha preso 5 gol in 5 partite, per dirti, è una fatalità anche quella, non è certo colpa sua, ma sai, e Gigi invece è mancato tutto il girone di ritorno. Allora, tutto quello che avevamo messo in cassina, i punti che eravamo, piano 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 0-0, perso 1-0, 0-0, cioè non trovavi chi segnava perché non avevamo neanche sostituto, per dire la verità, anche se Boninsegna si dava da fare, qualche gol lo faceva, però Riva era un'altra cosa. Dopo quella famosa tournée in America che anziché ci ha un po' danneggiato fisicamente perché 12 partite, un campionato duro, col caldo, col freddo, perché lì andavi a giocare a 35 gradi, andavi a giocare a 17-16 gradi in California, a 35-30 gradi a Washington, Torino, insomma c'erano tutti sbalzi di temperatura tremendi. È stata una bella esperienza, però è stato anche molto duro. Alla seconda partita mi sono scontrato a Bologna con Tidia. E purtroppo è stato un brutto incidente perché io mi sono preso il sopracciglio, ma lui ha preso dietro e per me insomma ci è voluto un mese o due per recuperare. Lui invece non ha più recuperato bene. E quel campionato lì è stato un campionato dentro e fuori, insomma che c'era pianta, poi insomma non ho fatto un bel campionato. E poi non fatto bene, quando ho giocato ho fatto la mia, ma dico è stato sempre un'alternanza un po' particolare. E poi c'è stato l'arrivo di Ricky, è arrivato Ricky, io sono andato ben fare il contratto, forse un po' anche per tirar su, un po' gli ho detto state attenti perché io farò di tutto, anche se è nazionale, per rubargli il posto. Difatti Scopigno me l'ha detto, mi hanno raccontato quello che hai detto. Mister, io sono qui per fare tutto quello che lei deciderà. E difatti mi ricordo che mi sono messo di buona lena, paravo tutto, anche i tiri in porta, questo e quello, ma non è bastato. Non è bastato anche perché c'era... credo che non si possa... Ricky, oltre che nazionale, era un ragazzo che era eccezionale. Aveva la personalità molto più della mia per fare il portiere, perché lui, il portiere non deve essere solo portiere perché deve parare, deve avere una personalità da portiere. Cosa vuol dire? Se mi prendo un gol, ho preso un gol e basta. Io prendevo un gol e dormivo le notti, per dirti. Ma Ricky no, Ricky prendeva il gol. Oh Mario, ma te dovevi far così? Oh Thomas, oh Nicolai, dovevi far colà? E diceva sempre a loro, fai che te... E lui se le digeriva così, io capissi, mentre a me mi ci voleva. Lui se le digereva molto bene, e secondo me deve essere così, il portiere non deve... Il portiere può sbagliare, è un ruolo come un altro, solo che se tu fai l'attaccante, sbagli e c'è il centrocampista. Se tu fai il centrocampista, sbagli e c'è lo stopper, i terzini. Poi addirittura se sbagliava loro c'era anche il libero, ma se sbagliava il portiere, si girava dietro, non c'era più nessuno. Non poteva, cavoli nostri. Gigi, guarda, Gigi per me è un fenomeno. È un fenomeno perché mi ricordo che lui, quando io ero titolare, dopo l'allenamento c'era pianta, che andava a prendersi le sue bordate. Quando è arrivato Ricky, ero io dopo che dovevo andare. Allora lui, qualche volta prima, ma dopo l'allenamento sempre, faceva dalla mezz'ora a un'ora di tiri in porta.
ma non è che facesse tiri in porta normali o comuni. Lui cominciava a mettersi tutti i 15 palloni sull'area. Cominciò tum 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 e provava sempre il 7 di qua, il 7 di là, tiri forte. Poi quando era il centro tirava bordate. Se le respingevo, lui arrivava e tirava l'altra bordata. E se io non paravo o tu facevi così, lui si arrabbiava pure, perché non vuole le cose facili, vuole fare i gol difficili. Allora a un certo punto, dopo che avevo storto qualche dito, 21, 2, così ho imparato a metterci la mano in modo da prenderle così, no? In modo da non... E difatti vedi che si sono anche un po' fatti i muscoli anche lì. E tirava, guarda, proprio non tutta la potenza. Però pensiamoci bene, perché il Gigi segnava tanto e bene? Perché ora gli allenatori cosa fanno? Loro, no, non puoi andare a tirare dopo l'allenamento, perché può venirti uno strappo, può venirti uno stiramento, non vedi mai uno che sta fuori un'ora, mezz'ora, un'ora a fare dei tiri in porta, capisci? E invece lui, avendo trovato Scopigno, che per me è stato l'uomo giusto al momento giusto, perché bisogna dire la verità, se tu ci pensi bene, solo lui poteva tenere tanti galletti nel pollaio, capisci? Perché lui non parlava tanto, li guardava, faceva finta di niente, ma dopo gliele faceva pesare se facevano qualcosa, capisci? Loro si sentivano nella coscienza. Allora, dopo la tempra che hanno avuto con Silvestri, che li mazzava di parole, qualcuno l'ha anche appeso in qualche posto, arrivare questo che le ha dato la responsabilità, la squadra già nel 66-67, quello che dicevi, che poteva benissimo arrivare vicino allo scudetto, non si sa mai, perché io l'ho visto giocare bene quanto e come la squadra del 69-70 o 68-69, che effettivamente sono arrivati, cioè abbiamo fatto il secondo posto, hanno giocato bene tutti e due i campionati. Poi, per dire la verità, insomma, meritavano lo scudetto anche l'anno prima. Poche parole, ma solo un uomo così poteva tenere quella. Aveva, non so, forse una super intelligenza o una filosofia particolare, ma avevi sempre, anch'io ne ho commesso qualcuna, me l'ha fatta capire e me la son sentita dentro, e dopo ho capito che dovevo far così, ma te lo faceva capire. Ho dato la responsabilità a tutti. Vedi, lui, a un certo punto noi non siamo mai andati in ritiro, siamo andati in ritiro una volta, mi sembra, con una Coppa dei Campioni, ma difficilmente. Lui non i ritiri, per lui li vedeva come non una condanna, una cosa non positiva per i giocatori. Lui li vedeva così, perché vai lì sempre lì, ti guardi in faccia, ti credo con sempre delle storie, insomma non è che ti rilassi molto, capisci? Se c'è una cosa la fai a casa, però se non sei professionista, allora se ti trovi con 5-6 giocatori che sono semi professionisti in quel lato, allora devono fare anche i ritiri. Ma dico, qui quel gruppo era un gruppo eccezionale. Io l'ho visto subito, guarda, l'ho visto le prime 2-3 partite. Le prime 2-3 partite che ho fatto, mi ricordo, prima Lecco, Milan e Bologna, addirittura con Bologna si è vinto 4-0, ma ho visto una squadra che insomma era fortissima, ho detto, ma come mai? Sono proprio, non credo, con l'innesto mio di Boninsegna, che sia stato, però sai, tutto, dicono che tutto fa brodo, può darsi che qualcosa abbiamo fatto anche noi, però insomma era poi veramente una bellissima squadra. Infatti vedi, io ho fatto il record, ho preso pochi gol anche quell'anno, anche il record di 17 gol, che poi 5 li aveva presi Matre. Poi il Gigi ha vinto, scusami, il capocannoniere nel 66, facendo solo il girone d'andata, non lo so cosa vuoi di più. Guarda che è veramente, non sto dicendo delle cose. Quando il Gigi è stato determinante, no? Perché a volte dicono,
tutta la squadra è determinante, come è stato determinante il mio record, non l'ho vinto io da solo. Il mio record l'ho fatto perché c'avevo quella squadra lì, Ricky, uguale, era sempre quella la squadra, perché gira gira, partita da Silvestri, ha messo delle pedine in corsa, tutte indovinate, sono riusciti ad arrivare allo scudetto. E non solo, diciamocelo pure, siamo sinceri, io che ho fatto tutte le panchine, purtroppo, ho visto anche certe cose che potevamo farne anche due. Non so se poi è meglio uno solo, così lo festeggiano tutti gli anni, o se è meglio, ma sia il primo del 69, 68-69, sia dopo. Ma dopo ci è successo però anche la frattura di Gigi, ancora in Austria, l'altra frattura, capisci? Ci sono state certe cose. Comunque si poteva fare qualcosa di più. Per la Sardegna per me è stato, guarda, una luce che ha illuminato la Sardegna. L'ha illuminata dal lato sociale, dal lato del turismo, l'ha dominata dal lato di tutti i lati. L'ha fatta venire fuori la Sardegna. Perché io mi ricordo che sono andato, io vado sempre, andavo sempre un mese in montagna a Predazzo perché c'era il mio socio che c'era così. E vado sempre su, vado a 2000, 3000, vado a Funghi, poi è venuto Cera, c'era ancora lì, c'era la casa anche lui. È venuto Cera, è venuto Longoni, è venuto Tomasini e li portavamo su, per quello che i muscoli poi erano anche buoni, perché a fare 2000, 3000 metri passeggiate e roba, e andavo sempre a Funghi, no? E ti trovi sti boscaioli, no? E siccome che ogni volta che arrivavo cominciavano a parlarmi, prima ero nessuno, no? E dopo lo scudetto, Cagliari, Gigi Riva, lì la maggior parte delle persone su di lì, sul Tirol, parlano tedesco. Ma anche quelli tedeschi parlavano del Cagliari, è un esempio che ti faccio per il paradosso perché devi dire la Sardegna. La Sardegna è stata sbocciata da quello lì, secondo me, non vorrei esagerare, secondo il mio parere è sbocciata di tutta la sua bellezza, in tutta la sua, che teneva nascosto un pochettino per vari motivi, ma non ho capito neanche tanti motivi, ma poi è sbocciata perché vedi in tutte le cose, poi si è sentito parlare, ma continuamente, del Cagliari, della Sardegna.